Ok, riprova. Ok, Spiriguda. che cosa dovrebbe significare? Niente. Niente, Prova. ho detto prova, Ma non allora. siamo partiti. Certo che siamo partiti. Buongiorno, Marcello. Buongiorno, Stefano. Quanta tosse, troppe sigarette, te l'ho sempre detto. No, volevo per forza portarti a acqua. Bagnata? Acqua con le tue me. Acqua me. Molto bene, molto bene. Buongiorno Marcello, Buongiorno. come andiamo? Tutto bene, alla grandissima. Sì. E bene, dopo tanto tempo, dopo tanta richiesta, tu non sai, la nostra rubrica è assolutamente la più gettonata del mio umile canale. Io sono più che contento di ritrovarmi qui col Godfather dei nerd, ovviamente, con La Aldo N Valeri, eh? con la N. Godfather of Nerd, perché poi diventa Dici che ci si può è la fraintendere, stessa cosa, diciamo, però sì, più o meno. però un po' più Sì. colorato, dai, mettiamola così. L'odore è diverso poi. Che dire allora, Marcello, hai qualcosa da raccontarmi che hai visto ultimamente che potrebbe essere interessante, oggetto di discussione? Allora, ultimamente ho visto due serie avulse come target, ma unite come tematica, Perfetto. che sono Slow Horses e Alex Rider. Ok. Quindi sono passato dalla mia età ai 18 anni Ma bello. Sei un per moderno Benjamin Button. trasmigrazione. Sì, ora di champagne. Basta. Basta. Poche Finito campane, non esageriamo. Non il champagne. scampaniamoci. Slow Horses era un po' che ce l'avevo lì. Mi sembra da aprile. Purtroppo, come dicevamo, l'appassionato, il collezionista, eccetera, anche di serie, Accumula. accumula ed è l'eterno insoddisfatto perché non riesce mai a vedere o a usare tutto quello che Sì, vorrebbe. ti dirò di più, è un accumulatore seriale. Perché Questa è bella, eh? Questa è bella, questa piace. Buca lo schermo. Slow Horses vanta di un bel cast, perché c'è un Gary Oldman completamente sfatto. L'ho sentita sta cosa di questo Gary Oldman che in questi anni in verse segreta si sta rovinando un po'. Fattissimo, proprio ormai Ma bello, ci piace Gary Oldman, ci piace che è uno che si sfà, figurati. come posso dire, emette delle flautolenze terrificanti Ah, anche. nella serie. Ok. Sa come le doppiano queste flautolenze? Non esiste per fortuna la questione odorama, perché però la reazione che hanno gli altri attori quando sono Molto terrificati. realistica. C'è Christine Scott Ok, sì. Thomas, che ormai fa quella parte lì, cioè della vecchia rinsecchita, rigida. In effetti sì, ma addirittura, se non mi ricordo male, mi verrebbe a dirti che da parecchi anni a questa parte forse aveva fatto La famiglia omicidi, o mi ricordo male, forse, quella con Rowan Atkinson. Sì, Vero? Vero? Ed era già lì in realtà, non so tendenzialmente. perché Ormai c'ha questa quest'aura così da roba così. dry pussy, direbbero gli inglesi, visto che è una serie inglese. Ok, e allora. Un bel plot, insomma. Di cosa parla indicativamente questa A storia? Slow Horses, che noi possiamo tradurre come traducono malamente, cavalli lenti, in realtà sono i ronzini. Ok. È una divisione di agenti che hanno combinato qualcosa di Mi è già brutto. simpatica questa cosa. L'MI6 li ha Relegati. relegati a questo palazzo che chiamano il Pantano, dove il capo ovviamente è Gary Oldman, che invece ha fama di essere una leggenda, perché è stato proprio uno dei punti nodali nelle questioni della guerra fredda, eccetera, eccetera. Ok. Ok. È partita ora la seconda stagione, che non capisco perché, mentre la prima stagione è girata con quel brumoso bello, Ok. no? Un po' come la prima stagione, ad esempio, di Gangs of London. Ok.
che anche quella è una serie Che merita. che merita, anche se cede un po' in efferatezze, molto splatter, No, ok. molto splatter, però mantiene, no, quella brumosità tipicamente british che ti aspetti da una serie di crime o di spionaggio. E non capisco perché la seconda stagione invece parte ed è girata tutta con le luci che usano nei flashback di CSI. Sai quando ci sono i flashback in CSI che ci Tipo sono quelli? fluo, queste cose un Bravo! pochettino fastidiose. Fastidiosissimo. Ok. Peccato perché anche lì il plot iniziale si presenta intrigante, ma ne rende la visione un po'. Faticosa anche, magari a tarda sera uno se lo mena anche un po' di farsi Sì, perché distruggere gli tutto, è tutto occhi. iperflashato, quindi non. Invece Alex Rider, che aveva già Alex Rider. avuto una trasposizione filmica. Infatti l'avevo sentito, cioè un nome diciamo più o meno ricorrente in realtà in ambito teen drama o cose del Siamo genere. sempre sul versante servizi segreti, Ok. molto segreti, distaccamento speciale dell'MI6. Ed è un James Bond teen, quindi è gradevole, c'è un po' di fantascienza, Ok, beh, pizzico ci può quindi, ed è stare, come dai. James Bond, d'altra parte James Bond sdoganava la fantascienza già in determinate cose, e negli Vabbè. accessori. Io mi sono perso il James Bond Pierce Brosnan, mi hanno detto che a un certo punto fa praticamente windsurf in una valanga o una cosa del genere, forse uno Sì. tsunami, cioè siamo a livelli altissimi probabilmente, Siamo ecco. quasi ai livelli di quella corsa automobilistica con John Cusack in 2012, quando, non so se l'hai visto, 2012, Ah sì, cavolo, che sì, lui con la non mi ricordo, famigliola, Emmerich o Bay, non mi ricordo quale dei due, forse Emmerich, Ronald credo è, Emmerich, è vero. c'è questa corsa in macchina con la famigliola, con qualsiasi cosa che crolla davanti e dietro di lui e lui continua ad andare, ecco, lì siamo proprio su, insomma. Livelli altissimi. Quindi ho visto queste due robe qui. Io ti faccio un parallelo che non ti aspetteresti. Tu dicevi prima per Slow Horses che ci sono i ronzini, appunto, gli agenti che hanno fatto qualche cosa e quindi sono decaduti e vengono reimpiegati così. C'entra nulla, ovviamente, tranne che per questa cosa, quello per certi versi è quasi lo stesso punto di partenza per un film di livelli elevatissimi. Bodyguards, Guardia del Corpo, che è un cinepanettone, perché all'inizio i personaggi Che che... conosco benissimo, tra Eh l'altro. beh, perché se persone di un certo livello, a certi livelli li conoscono, li esplorano nelle più sordide cose. E i personaggi iniziali, Biagio Izzo, Christian De Sica e Massimo Boldi, carabinieri, ne combinano una dietro l'altra, addirittura fanno succedere un casino durante una importante azione di polizia per un narcotrafficante o quello che era, e quindi si ritrovano a doversi reimpiegare perché dai carabinieri li cacciano. Non male, non male, non male. La cosa simpatica nella prima stagione è che, io non so se tu ricordi, uscì un film qualche annetto fa che si intitolava La Talpa, Sì, te lo stavo per citare, infatti, se magari con c'erano. Holman nella parte di Smiley, che è questo personaggio creato dallo scrittore, adesso, Le Carré. Sì, John Le Ex Carré. agente dei servizi segreti che si è poi Ah, dedicato non sapevo che fosse un ex a. agente. Non dovevo dirlo adesso, però. È morto o è vivo? Forse è vivo, non lo so. Ma... Comunque, Smiley è questo. Anche lui, questo agente un po' agé. Nei libri è ancora peggio perché è anche grassottello, Ah, eccetera, ok. eccetera. E la cosa simpatica è che in Slow Horses a un certo punto. Due personaggi parlando tra di loro, a un certo punto uno dice: beh, sai, anche Smiley a volte si raffredda, a volte si scalda, a volte si. E quindi il fatto di aver citato il personaggio interpretato da Orman in quel film, C'è che era un qualche... gran film, tra l'altro, con una serie di attori che poi sarebbero esplosi, una specie di New British Rat Pack, no? Sì. Perché c'erano C'era Mark Cumber... Strong, Ok. Sì. c'era C'era Cumberbatch, Cumberbatch, vero? esatto, e c'era Tom Hardy. Ok. E poi della vecchia guardia c'erano
John Hart. Sì, ok. E c'era Toby Jones. Ok, quindi sì. un cast, insomma, un film quasi da samurai con pochissime donne. Molto cupetto nel senso comunque, molto riflessivo, abbastanza Sì, lento come molto lì. cosa. Beh, il regista Thomason era quello, il regista di Lasciami Entrare. Ah, ok. L'originale L'originale Lasciami svedese. Entrare, sì. Ok. E poi ha fatto un filmaccio che era L'Uomo di Neve, tratto da uno dei romanzi di Nesbo. Con Fassbender, possibile Sì, che faceva il poliziotto, una cosa del però genere, trascurabile come cosa. sì, perché certi autori quando cambiano territorio si perdono. Quindi pensare Non è a che un sono tutti prodotto Kubrick molto, o che so io che dovevo che Adi bene o male in qualche modo cadeva bene. per fortuna, non sono tutti, perché sennò sarebbe. Vabbè, questo è. Adesso Molto sto bene. cercando di ricordarmi se ho qualche altra cosa interessante che ho visto, ma non ho ricordo. Io dal punto di vista seriale ho Ah no, qui concluso. ce l'ho una cosa tremenda che ho visto. Tremenda, Sì, ottimo, una cosa. la dica. E Black Adam. beh, sì. Ma sai che è tremendo perché è tremendo. A me, all'uso, tra i tremendi della DC Extended Universe, non è neanche sembrato il più tremendo in realtà. Però, beh, ce ne facevamo tranquillamente a meno. Come in realtà, per il momento, ci facciamo tranquillamente a meno di buona parte dei film della fase 4 della Marvel, ovviamente, che si è conclusa finalmente. E vabbè, la DC, chissà, chissà, chissà. Tra l'altro, James Gunn è diventato mega capoccio, dovrebbe diventare, o che so io. Quindi, in realtà, chissà in futuro. Spero di non avere 20.000 Guardiani della Galassia una volta ogni No, 3 mesi, però perché sarebbe hai già lo inutile. special di Natale dei È Guardiani vero, della Galassia, che è io ho già vero, visto. è vero. Ah, ci è piaciuto? Così, giusto per. C'è di peggio, c'è di meglio. Se non lo facevano uguale. Mi sto chiedendo se una specie di uroboro sono cose cretine fatte per un pubblico cretino o sono cose cretine fatte per incretinire il pubblico. Cioè, si abbassa sempre di più il livello in modo tale che la percezione del gusto del pubblico vada a picco. Ma allora, nella fattispecie, per lo special dei Guardiani, secondo me, che fra l'altro do per scontato, l'abbiano girato assieme al terzo film dei Guardiani che deve Penso uscire, perché di sì. immagino onestamente. A parte il fatto che si vedeva che non era a livello di un film, cioè alcune cose anche dal punto di vista della computer grafica erano molto alle Sì. alle, cioè nel senso non c'era l'ambizione di fare una cosa importante, secondo me, ecco, una cosa così. Secondo me o era un residuo contrattuale magari, cosa che in realtà io credo che esistano e che siano molto più frequenti di quello che potrei immaginarci, che spiegherebbe Certo. perché comparsate in quel film o in quell'altro, ad esempio. Con Spider-Man soprattutto mi ricordo c'era il discorso del dover apparire in tot film, però poteva apparire anche per poco, per un cameo che so io. Difatti, Civil War, che fu il film dell'MCU in cui esordì lo Spider-Man Tom Holland, contava anche se non era un film in solitario, faceva parte dell'accordo iniziale tra Marvel Studios e Sony. Quindi in realtà, secondo me, è un residuo, l'hanno fatto perché dovevano farlo essenzialmente, però nel senso a me non è dispiaciuto e divertito, però non c'è. Non cioè, non hanno nessuna importanza fondamentalmente. Per C'è fortuna. una retcon, perché è una retcon ovviamente, perché col cavolo, però nel senso, al di là di quello. Fortuna ci stanno risparmiando altre serie che dopo l'ultima. Si spera che. Io ho patito tantissimo She-Hulk, tantissimo, Infatti, tantissimo. però se prendiamo le ultime tre che io ricordi, cioè Moon Knight, Miss Marvel. Davvero? e She-Hulk, Attorney at Law, è esattamente quello che No. stavo dicendo prima, cioè chi ti rivolgi? Oh. Perché io credo che Fai roba per fare volume, secondo sì, me. però i ragazzi non credo neanche che le guardino. Ma non lo so, perché secondo me in realtà. Cioè, il pubblico come massa, per capirci, le guarda. Magari non te le guarda il ragazzo, però in realtà un conto siamo noi che guardiamo tutto, bene o male, un filone proviamo a seguire. Un conto è la gente qualsiasi che segue anche sporadicamente, però comunque se continuano a farli in qualche modo i numeri continuano a farli.
perché sennò Sì, sono meno, sono in calo, perché sono in calo, però comunque, e quello non c'entra con la qualità nel discorso di incassi oppure di visualizzazione, immagino che so io. Shulk, ad esempio, credo che negli Stati Uniti sia andata bene, da noi nessuno, cioè men che meno ho sentito gente parlare assolutamente, ma figurati un pochettino nel senso. no, non si... Fortunata, cioè, per quanto mi riguarda, fortunatamente si sta un Non, pochino, non ha lentamente un pochino giustificazioni, esaurendo She-Hulk perché... non ha giustificazioni, mentre Moon Knight poteva in qualche modo. Io a Moon Knight non è che ci speravo, però non mi dispiaceva come idea perché due registi che io seguo, Justin Benson e Me Aaron l'avevi detto, me Moorhead, l'avevi detto, ci sono puntavi, registi, sì, ma interessante. dal punto di vista registico, cioè nel senso, non è che mi aspettavo, cioè capiamoci, non sono dei grandi Ma tu ti registi. ricordi che è uscita addirittura Cloak and Dagger? Non l'ho vista quella, me la sono persa perché non ho Poi potuto c'era vedere quell'altra tutta. cosa tremenda con quei ragazzini, Runaways, se non sì, sbaglio. capito. E c'è stato invece anche Hellstrom, o Hellstorm se non mi ricordo Inguardabile, male. Inguardabile, inguardabile. che Lo dico peraltro... perché posso dirlo con cognizione di causa, perché io masochisticamente le ho guardate tutte. Giusto. Quindi posso dire che sono inguardabili perché Hellstorm era veramente un cast sbagliato, una sceneggiatura sbagliata, cioè tremendo. Peraltro... Runaways potevano andare bene 3 episodi, poi hanno fatto, mi sembra, 3 stagioni. Troppo, Cosa, no? troppo, troppo, troppo. Tra l'altro, Elsa, Cloak and dove... Dagger completamente dimenticato, cioè proprio zero Sì, traccia. no, no, vabbè, non sono progetti che ti rimangono particolarmente, Io, nel guarda, io senso... un'idea ce l'avrei, folle, che a me piacerebbe. Dica. Cioè, fare una X-Men, Ok? però con le tute in licra. Cioè, mi spiego meglio, esattamente come il Batman di Adam West, no? Fare, però pensaci, perché guarda che secondo me queste operazioni così apparentemente scriteriate invece potrebbero essere simpatiche, no? Un 6 episodi degli X-Men autoconclusivi ognuno come una storia, no? Dove gli fai incontrare Magneto, gli fai incontrare Blob, insomma i nemici, quelli classici, storici, i primi, Certo. no? Frog, e beh, la chiudi lì con queste tute gialle e nere. La bestia devono prendere uno che ha un certo peso, gli fanno le mannone ai piedoni, Beh, a no? sto giro, se useranno, quando arriveranno, perché tanto arrivano, nel senso, quando arriveranno, se introducono la bestia, io mi aspetto che non sia subito blu e che non sia lo smilzo che abbiamo visto nel trend di X-Men all'inizio. Mi aspetto che eventualmente sia un tizio più grosso, cioè... Avrebbe più senso perché è un modo di rendere quel personaggio che ancora non è stato fatto e che in realtà potrebbe essere Sì, perché carino. comunque Hank McCoy nasce come, prima di diventare blu ce ne mette, Certo. primo. Secondo, nasce proprio con quelle caratteristiche fisiche, un po' da orangutan, che derivano da un altro personaggio, addirittura della letteratura pulp, Ma sì? no? Che era uno dei comprimari di Doc Savage, definito Ok. l'uomo di bronzo. Ed era questo comprimario un po' scimmiesco, a cui Stan Lee senz'altro ha fatto riferimento, perché Beh, poi ma insomma chiamiamolo non riferimento. si inventa niente, no? Certo. E quindi va preso uno Beh, sai, quello corpulento. sì, poi in realtà entro certi limiti, perché una certa ormai col fatto che possono con la CGI fare un pochettino quello che vogliono, poi in realtà, almeno a tratti, in realtà, con delle protesi volendo, puoi anche avere uno che magari non è uno smilzo, perché uno smilzo sarebbe un po' troppo fuori luogo, però anche uno più o meno normale, gli metti delle prostetici, ciò che so io, quindi in realtà fare piedi e mani grandi non ci mette Sì, tantissimo, se ci vabbè, pensi. come quel personaggio di Umbrella Academy Non l'ho che visto ha quello, quel però ho capito, quello stangone, fra sì, uno l'altro. stangone col corpo di scimmia, la testa da umano, È un po' vero, è vero. tutto prostatico. Però, secondo me potrebbe essere una cosa tanto divertente, poi rivoluzionaria. E poi, allora, quando si leggevano i supereroi della Marvel, la Silver Age, Sì. il ragazzino cosa c'aveva nella testa? Che quello era un costume che poteva farsi anche lui. Ok, sì. Cioè, siccome te li faceva vedere tipo Spider-Man, si vede che se lo cuce addirittura, Certo. no? Difatti quello, grazie al cielo,
È un po' l'hanno mantenuto. A un certo punto è diventato il punto di arrivo, diciamo, perché l'amichevole Spider-Man di quartiere non può averci un costume che sembra Iron Man, cioè nel senso è troppo. Bravo, esatto, esattamente quello che volevo dire, no? Siccome ora sono diventati tutti, che poi immagino quando gireranno saranno vestiti di verde e poi addosso gli mettono qualsiasi cosa, perché ormai di costume Sì. c'è abbastanza Ormai poco, no? si va direttamente sul costume digitale, soprattutto se devi fare con molto movimento, eccetera. Invece fare proprio una serie bang, crash, boom, pam, con le onomatopee, Te no? lo fai uno speciale, forse. Ecco, da questo punto di vista, lo Sì, speciale magari lo potresti fai un fare. pilot, vediamo se No, funziona, un no? pilot non te lo faranno mai Eh sì. perché non, arrivati a questo punto non vogliono rischiare, non vogliono avere un progetto che devono interrompere o quantomeno che è palese che hanno interrotto. Piuttosto ti fanno la cosa che sembra una miniserie che poi in realtà se possono proseguono, però non vogliono rischiare di farti vedere una cosa e poi la cancellano proprio. Però se tu guardi o leggi tutte le critiche, le ultime critiche che arrivano a quell'universo cinematografico lì, sono di tradimento, no? Di tradimento del personaggio, di tradimento a volte anche dell'etnia del personaggio, di tradimento del costume. Perché? Perché si perde l'effetto Madeleine che uno ha quando, È vero, è cioè se vero, tu, ecco, la risibilità dello Spider-Man degli anni 70, cinematografico, quei tre special televisivi che furono realizzati e poi trasposti al cinema con Nicholas Hammond, è vero. io avevo un costume Fatto in casa. fatto in casa, cioè, così come altrettanto comico, c'è stata una trama e un attore più interessante poteva essere divertente, un Capitan America, no? Quella Ok. addirittura era proprio l'icra pura, no? Perché andavi a vedere il supereroe, poi è cominciato ad andare a vedere i super problemi, perché i primi X-Men erano più incentrati sugli aspetti psicologici dei personaggi che non effettivamente sull'uso dei poteri, Beh, no? comunque ci può stare, nel senso, comunque erano degli emarginati, cioè nel senso, Sì, erano personaggi che fin dall'inizio erano di fatto in qualche modo i negletti assolutamente. della società per il discorso della Erano mutazione. la schiuma del supereroismo. Infatti, insomma, col fatto che erano geneticamente nati così, era ancora più complicata la cosa da dire, quindi c'era un discorso intergenetico ante littera. Certo. Però vabbè, io ho questa idea qui, poi non lo No, so. ma sarebbe interessante vedere, anzi, in realtà sarebbe anche qualcosa di un pochettino nuovo per certi versi, ma anche in realtà, perché poi alla fine i film tendenzialmente, soprattutto dei filoni così lunghi, a una certa, sì, magari alcune cose ogni tanto possono provare a fare un po' diverse, ma più o meno sono tutti abbastanza lineari, uguali, eccetera, anche come ripresa, cose del genere. Ad esempio, io relativamente di recente ho recuperato invece l'Hulk di Ang Lee. L'Hulk di Ang Lee È abbastanza fumettistico. è abbastanza fumettistico, ma anche proprio fisicamente, cioè le riprese, le immagini, Sì, adesso non so è spiegare per voluto, bene, no, è però voluto. sembra veramente una Ci sono trasposizione di un fumetto per degli certi split versi. screen fumettistici che Esatto, e erano gli sono stessi. divertenti, cioè sono veramente di grandissimo intrattenimento. Poi a volte, adesso non mi ricordo bene, magari a volte fuori leggermente Sì, la però. vignetta, però questo funziona. Ora, vedere tutti i film con questa caratteristica probabilmente ti va a noia e quindi lasci perdere dopo un po'. Però in realtà ogni tanto vedere un estro di questo genere aiuta. C'è una serie che io non ho visto, che è stata presentata un pochettino in questa modalità, per piccoli versi, che era la versione live action di Netflix di Cowboy Bebop. Io non ho visto quella serie e non ho ancora Io visto in neanche realtà perché è un manga che non conosco, era un cartone l'anime, animato, mi anime, ricordo. sì. E, però mi ricordo c'erano questi trailer con questo uso dell'immagine dello split screen in maniera molto intrigante, che di fatto uno diceva, cavolo, mi vedo una serie così, è fighissima, arrivi alla fine che non è poi che sei distrutto perché sei stanco, però è qualcosa di originale, di fatto tendenzialmente queste produzioni di questi mega franchise che sono arrivati. Con la Marvel mi sembra che siamo al 30° più o meno, con Black Panther 2 siamo lì fondamentalmente. Black Panther 2 l'hai visto per caso? No, non l'ho visto Ok. ancora, devo dire la verità, non mi attira Ok. minimamente, Ok. proprio meno di zero. Sto guardando, sempre su questo versante, super omistico, presunto tale, invece la quarta stagione di Titans. Ah, come va? Io mi sono fermato alla seconda, fai conto. L'abbiamo buttata sull'horror.
Ah. Sull'horror Ok. stregonesco. Ok. Io avevo sentito che allora, secondo me la prima era carina, la novità un pochettino, eccetera. La seconda era molto più tradizionale per certi versi. Ecco. Seconda era quella di Cappuccio Rosso, No, la no? terza quella è. Terza. La seconda non me la ricordo La neanche. seconda fondamentalmente cosa c'è? Diciamo l'idea per bene dei Titans, si capisce che in realtà il progetto Titans era un qualcosa che era precedente ai nostri che si sono trovati nella prima stagione, cioè Dick Grayson ci aveva provato a fare i Titans all'epoca con i due amici, adesso mi sfugge Aqualad e Donna Troy se non mi ricordo male, però in realtà poi è stato nulla di fatto a un Ah certo sì, è punto. vero, c'è cioè, Donna Troy. È vero, è vero. E però, no, da quel versante lì io mi sono fermato soltanto alla prima stagione, mi sono sempre ripromesso di recuperarla, ancora non l'ho fatto. Diciamo che Doom Patrol è stato quello che mi ha proprio flashato, perché la prima stagione è veramente bellissima, cioè a Sì, allora, tratti dolorosa, timbartoniana per certi sì. versi, A grottesca. parti, tra l'altro, in Titans. Sì, ma grazie al cielo non sono gli stessi in No. realtà. Che poi in realtà non, a me non sarebbero neanche dispiaciuti No, quei Doom no. Patrol. Cioè, quel adesso, il professore, Niles l'estensore. Calder. Esatto, quel Nightcrawler a me non dispiaceva. Non ha portato completamente in altra direzione, però con la serie dedicata, che è su un'altra terra, difatti, rispetto Ma a tu sai quella. che la Però. Doom Patrol ha una storia editoriale complicatissima. Complicatissima. Qualcosina so, ma non so Ha bene. avuto diverse incarnazioni. Quella che stanno usando per la serie. È una delle ultime, però ha avuto veramente tantissime incarnazioni, dove l'unico, diciamo, Ted Union Sì. Ebbene, era Robotman. Robotman, cioè, è bellissima, cioè, nel senso almeno per come posso Sì. comprendere io che l'hanno reso nella prima stagione con Brendan Fraser, eccetera, eccetera. Poi adesso Brendan Fraser probabilmente godrà di una rinascita cinematografica On the ulteriore wheel. ultimamente, però lo devo vedere. Adesso ho finito il mio recuperone della filmografia di Aronofsky, tutta quanta, e mi è piaciuto, alcuni molto meno. Alcuni molto meno, però complessivamente mi è piaciuto. Ad esempio, ultimamente mi è piaciuto tanto tanto che invece quando lo vidi all'epoca non gli detti 2 lire, anzi addirittura forse interrompi la visione, Madre. Madre, A me è sì. Questo piaciuto molto quello perché in realtà non sapevo è bene. l'ultimo, no? Sì, Che è prima di uscito. The Whale sì, e mi è piaciuto perché è andato in direzioni che non mi aspettavo all'inizio di questa storia, cioè che esagerasse in maniera così particolare. Poi, alla fine, comunque, credo che del resto il cigno nero siano quelli che mi rimarranno maggiormente, perché sono quelli che ho rivisto più Pensavo Noè. frequentemente, eccetera. No, non è mi è piaciuto alla fine. Non è mi è piaciuto alla fine, però non lo reputo uno dei migliori in realtà. Cioè. È meno autorale, diciamo. Eh sì, cioè nel senso, comunque ci sono delle cose, anche dal punto di vista estetico particolare, ad esempio gli angeli fatti di pietre, non è male. Addirittura, se non mi ricordo male, in realtà Aronofsky con lo sceneggiatore con cui ha fatto questo film, hanno fatto prima un fumetto che hanno utilizzato per mostrare quella che sarebbe stata la resa cinematografica di questa cosa, per portare i produttori, immagino, alla produzione del film. Quindi in realtà un'idea di un certo tipo c'è sempre stata, ma lui credo che fosse da Moa in qualche modo interessato a rendere queste cose. Adesso magari sono mitologie create ad hoc per montare un po' la cosa, per quel che possiamo sapere noi, però questi autori qua ogni tanto scatta fuori quello che è da anni che vorrebbe fare un certo progetto, poi ne fa un altro perché sa da campare o da comprarsi la villa, che so io, e quello lì lo fa soltanto ad un certo punto, però non mi dispiace come cosa. Sì, io non sono un amante di Aronofsky, come si è capito, che alcune sue cose iniziali mi piacevano abbastanza, po' spinte. Poi credo che si sia un po' perso nella maniera. Ora vediamo come sarà questo The Whale. Sono curioso in effetti perché effettivamente già ad esempio il dramma interno, anche un po' pesantuccio, diciamo, del personaggio femminile, ad esempio, che già si era visto nel Cigno Nero e poi lo si ritrova in Madre, cioè non lo vorrei rivedere allo stesso modo più o E me quello, il meno rischio è nuovamente in The quello Whale, appunto. di far sempre la stessa cosa Sì, declinata con maniere declinata. diverse. The Whale potrebbe essere The Wrestler che è sopravvissuto alle botte che ha preso, Ah, no?
o il cigno nero che ha deciso a un certo punto di cambiare Macchiati. sesso, eccetera, eccetera. È Invece. un cinema della sofferenza, ma è una sofferenza patinata sotto certi aspetti, mascherata da sporca. Ok. Mascherata perché comunque parliamo sempre di Hollywood, Vabbè, sì, nel senso. è un'industria, non c'è niente da fare. E si vede quando cerchiamo qui in Italia di fare qualche film che sia un po'. Insomma. Beh, ad esempio, di recente, tornando un po' più al discorso cinecomico, ho visto Dampir, oppure ho visto il Diabolik 2. Anche il 2. Ho visto anche il 2, assolutamente sì. E non mi hanno particolarmente convinto nessuno dei due. Il secondo Diabolik, addirittura, mi sento dirti che personalmente l'ho trovato meno piacevole del primo. Pensa un po'. Ma perché? Allora, impressione mia, nel senso, però vabbè, il recasting, non so il perché, non mi interessa il perché personalmente. Giacomo Giannotti, mi sembra che si chiami, che fra l'altro io ricordavo da Grey's Anatomy, È un canadese. è un canadese di origini italiane che parla italiano, difatti parla lui e si sente, e, però nel senso, a parte battute facili a parte, però ti dico, mi è sembrato meno caratteristico di quel modus, di quella modalità che hanno utilizzato nel primo film. Questo qua l'ho trovato più anonimo in realtà, per certi versi, che Sì, io comunque è sempre più o meno quello. Però in realtà, cioè, ma anche lo stesso Diabolik l'ho trovato, per quanto io non abbia amato il Diabolik del film precedente, però comunque l'ho trovato più interessante nel film precedente rispetto a questo qua. Cioè, in questo, alla stessa Eva Canta, ad esempio, cioè. Poi c'è una cosa su cui nel mio piccolo anche mi è capitato di litigare su internet un pochettino su questa cosa, ma vabbè. Però nel senso, un po' così. Oppure Dampir, invece, Bonelli Cinematic Universe, che si farà. No, che è il secondo film della Bonelli Cinematic Universe. questo è il primo. Il primo era Tex Willer, Signore degli Abissi. Ma quello non è parte Però non va dimenticato. non va Lucio dimenticato. Lo Tessari, devo Indiana vedere quello, lo Gemma. devo recuperare. Caterva? Quello è Merita? oltre. Quello è Merita, oltre, merita. sì. Questo Dampir. Sarebbe bello ecco lì, una bella serie sulla faccenda di Mefisto e di suo figlio. Quelli sì che potrebbero essere interessanti. La parte zagoriana di Tex. Ma quello. Tex, secondo me, non se la giocheranno subito. Aspettano di vedere un po' com'è, perché se ti bruci Tex e Dylan Dog è finita, cioè nel senso non Ian ci provi Dogg è più neanche. bruciato di così, ha fatto due film, uno peggio Sì, ma dell'altro. viene di me. Vabbè, però, Della Morte e l'Amore com'era? Brutto? Io non l'ho visto. E della morte dell'amore sì, era decisamente Ma al di là brutto. di essere lontano magari dall'opera No, era un originale, brutto film, era un brutto film comunque. interpretato in maniera svogliata. Rupert Everett, Io mi giusto? ricordo che la gente di quel film ricordava soprattutto le protuberanze di Anna Falchi, nuove di zecca tra l'altro, appena fatte, Ah. ricordavano quella roba lì, poi il resto sono Passata nel dimenticati. Sì, dimenticatoio. poi l'altro non ne parliamo neanche. Mi dispiace perché quell'omino lì, Brandon Routh, a me mi ha regalato il Superman di Superman Returns, poi è ritornato in Crisi sulle Terre Infinite, il più grande crossover supereroistico di sempre, Marvel, impara, ecco, e altro che. Vabbè, però sì, lo vidi e non mi rimane praticamente nessun ricordo di televisione, abbastanza anonimo per usare un eufemismo fondamentalmente. Poi si discostava parecchio, cioè non c'entrava praticamente nulla, credo, poi con la storia originale. Ma forse non c'erano manco i diritti, forse hanno dato il nome e No, ma basta, non diciamo che lo c'è un certo tipo di fumetto che è infilmabile. so. Mi viene in mente un esempio, Paz, che era un film dedicato alle opere di Andrea Pazienza. Ok. Non puoi filmare quelle robe perché è figlia del suo tempo. Beh, ho capito. Però sai, a volte si dice intrasponibile, infilmabile, eccetera, poi a volte ci si riesce. Ad esempio, lo stesso Watchmen si diceva che fosse Beh, infilmabile. sì. Comunque è stato filmato tanto molto bene fino a un certo punto, poi con una deriva finale che ovviamente cambia un po' il significato, il senso, no? Metafisico del fumetto. Tra l'altro quel finale non girato
è stato poi ripreso con qualche suggestione nella miniserie. È vero, è vero, è vero. Ah, faccia di qualche suggestione. Parliamo di cefalopodi. Certo. Certo, certo, certo. Animali che è stato dimostrato che hanno il QI di un bambino di 6 anni. Ah, sì? Non sono proprio solo cibo. No. Sono... Bisogna starci attenti. Estremamente intelligenti. La prossima volta che fai il bagno fai attenzione. Ma io ho la doccia. Invece, doccia di Alfred Hitchcock. Invece, spero non ho lo stesso modo, invece, volevo parlare di una roba da una vita, adesso l'ho finito, ne possiamo parlare soprattutto perché me lo sono ricordato, non mi ricordo se ne abbiamo parlato in precedenza, ma ne parliamo anche se vuoi velocemente adesso, Il prigioniero. Che meraviglia. Patrick McNee. Come? No, McGugan. McGugan. Patrick McNee. Chi è quello? Patrick McNee credo sia quello di Arancia Meccanica. Ah, ok. Sono buoni, spero. Resta paralizzato. E sì. Che meraviglia. Il prigioniero... Io ho provato tante volte nel corso degli anni a vederlo. Non ci riuscivo perché, cavolo, cioè nel senso, se non hai... No, devi entrare. Devi entrare proprio nel cosiddetto trip. Esatto, e devi arrivare preparato, forse perché per certi versi. Perché è una roba. È meravigliosa. È una roba psichedelica dall'inizio alla fine. Io, quello che mi ha stupito, allora capiamoci, nell'arco della vita, a volte ti capita, vai su YouTube, cerchi finale di Dio, cose del genere. Quindi io sapevo come finiva, in realtà. Però. Non è importante come finisce. Ma non è importante, però a parte quello, cioè. A me mi ha sconvolto un pochettino quando ho saputo che il finale, che poi in realtà per certi versi è super iconico ormai per quanto mi riguarda ed è dirompente proprio, ho scoperto che in realtà è un finale di ripiego. Cioè in realtà gli hanno detto che l'avrebbero cancellata, lui si è isolato per 2 settimane. Sì, ha fatto quella roba lì. Ha fatto quella roba lì. Ma, è incredibile. Cioè nel senso... È un finale che io non ho idea di come potesse essere stato accolto, eccetera. Malissimo, però... perché ci sono state delle sollevazioni popolari, lui ha trovato della gente fuori casa che voleva menaie, come dicono a Roma. Cioè, non è stato, come dire... Però, col senno di poi, se fosse stato, cioè... Non poteva avere un finale logico, perché è privo di logica. Però la butta ancora di... Cioè, nel senso, il finale la butta di fuuori più di quanto già aveva fatto finale la serie. Il finale lo ricongiunge all'inizio. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Piccola sintesi perché stavamo parlando fra me e me, scusate. E, lapsus freudiano forse. E, fondamentalmente Il prigioniero è questa serie 1967, 8, fine anni 60, abbiate pietà. Credo 67-68 perché nell'ultimo episodio a un certo punto si sente un pezzo di Beatles. Cavolo, contemporaneo. Mamma mia, ma è incredibile. Cioè nel senso, io quando mi vedo quella sequenza, mamma mia. Pazzesco, pazzesco. Sì, poi non dimentichiamoci il rover. È vero. L'invenzione del rover. È vero, che è vero, questa è vero. Grande sfera lattuginosa. È vero, che è poi vero. È un pallone gonfiato. Che poi in realtà, non so se ti ricordi che, perché so che lo sapevi, che in realtà le riprese col rover sono al contrario. Sì, lo so, lo so. Perché non sapevi mai come rimbalzava questo pallone, allora tutti fermi, lo facciamo andare e poi lo fai al contrario. Perché ti dicevo, scusa. Da evitare il remake. Lo voglio rivedere adesso, perché lo vidi all'epoca e mi piacque abbastanza, però, tanto al chilo nel senso, però lo voglio rivedere con gli occhi di adesso. Tra l'altro è da una vita che io sentivo voci di Nolan che avrebbe rifatto Il prigioniero, poi non si è fatto nulla, eccetera. Ma va bene così, ma va bene così. Come sbagliarono a toccare quell'altra super icona contemporanea dell'epoca che era Agente Speciale. Non... Ah sì, ok. Fecero okay. Un filmaccio con Ralph Fiennes, c'è Uma Thurman. Ma... Terribile. Certa roba non si tocca, cioè come rifare la Gioconda o rifare Guernica di Picasso, cioè non si tocca, non si tocca... Non perché ha una sacralità, ma perché esiste in quel momento, cioè diventa opera d'arte bassa, alta, chi se ne frega, proprio per la sua irriproducibilità. Certo. Non puoi clonare, no? Perché dalle mie parti si parla di Zeitgeist, lo cioè spirito, del, spirito tempo. Del tempo. E quella roba lì è nello spirito del tempo, cioè vista in quegli anni, era così.
Poi noi la possiamo guardare e riguardare, no? Chi con un occhio più nostalgico anagraficamente come me, chi con un occhio più curioso come te. Non so se un ragazzino di 15-16 anni oggi si approccia al prigioniero o ad agente speciale, che è lì difficile anche la reperibilità, agente Magari speciale. non ha 15 anni. Ecco, sempre di quegli anni lì, se parliamo di prodotti televisivi inglese, cos'è sopravvissuto, anche se sta prendendo una deriva terrificante, il Doctor Doctor Who, Who. assolutamente. Purtroppo sì. Un secondo che concludo col prigioniero. Il prigioniero, un agente segreto interpretato da questo Patrick McGoohan, ad un certo punto rassegna le dimissioni perché ha deciso che non ne può più. Viene improvvisamente prelevato dalla sua abitazione e portato in un luogo, il villaggio, un luogo assurdo in cui gli viene dato il nome numero 6 e in cui gli succederanno di tutti i colori. Meraviglia, recuperatela. Doctor Who. La mia immagine del profilo di Facebook prigioniero, quindi Ci siamo, ci siamo, ci siamo. col biciclo. Io non so andare su quello, non so andare sulla bicicletta normale con le rotelle. Dice che su quello potrei. No, perché richiedevano una dose di equilibrio considerevole. Ok. Dottor Who che è finita l'era di Chibnall, è finita Jodie Whittaker. E siamo tornati indietro? Non lo so. No, non siamo tornati indietro perché non è il 10, è il 14. Non siamo tornati indietro perché è il 14, ma stiamo prendendo una deriva diversa da quello che è lo spirito originale del Dottor Who. E pensa che cambierà ancora probabilmente perché c'è stato un accordo con Disney per il rilascio internazionale e quindi in realtà mi aspetto alto budget, potenziali spin-off sui cattivi, se ho capito bene, e quindi chissà, chissà, chissà. Più pop, Sì, oggi più... però pop ha un significato deleterio, non ha più un significato diventa poop. e diventa con poop, con due O, quella roba lì. Non puoi fare la clappi a momento sempre, no? Cosa vuol dire? Perché a quel momento lì fai quelle scelte lì, ora a questo momento qui fai queste scelte qui. L'ultimo che ha ripreso, secondo me, lo spirito iniziale del dottore è stato Capaldi, Il nostro Capaldi, il nostro che Capaldi. ha fatto una serie interessante, Sì? The Devil's Hour, Ok? L'ora del demonio, Ok? interessante, un po' ripiegata su se stessa, un po' linciana, come piace a te. Scritta da Moffat, possibile? Scritta, se non mi ricordo se è scritta o supervisionata da Moffat, perché Moffat è apparso in due serie contemporaneamente ultimamente, una era quella, l'altra era The Inside Man Ah, con briccone. Stanley Tucci. Ok. Entrambe le serie non sono prive di difetti. Se devo salvarne una, salvo The Devil's Hour, però la salvo soprattutto per l'interpretazione mefistofelica di Capaldi. Di cosa parla indicativamente questa serie con Cavalli? È difficile dirlo perché se uno la vuole guardare, uno spoiler. Uno spoiler enorme. E allora, c'è Capaldi, merita di essere guardato un po' a prescindere. Sì, diciamo che Capaldi è, possiamo solo dire che è in prigione e subisce un interrogatorio da parte di due soggetti, uno maschile e uno femminile. Ok. E le pieghe del tempo prendono strane curvature, punto, non diciamo Molto bene, molto bene. altro. C'è un finale che poteva essere un pochino più pensato, meno affrettato, però va bene, va Ma bene. è miniserie o serie? Ma è una mini, Una dura mini? 15, non mi ricordo se 6 o 8 episodi. Ah, ok, non prosegue quindi come regola. Da. Nel 2022, quasi 2023, tutto ci mette un attimo a diventare da miniserie a serie, purtroppo. Sì, guarda, io l'altro giorno ho finito di vedere Babylon Berlin, Ah, la quarta è vero stagione. che quella è passato un po' di tempo dalla terza, se non sbaglio. Eh sì, anche la seconda, la terza è passato un po' di tempo. Credo che la prima stagione fosse del 2017. Addirittura? Ok. Com'è andata? Allora, mentre diciamo che tra l'altro la prima e la seconda stagione erano abbastanza correlate tra loro, quindi sono state. Ok. La terza era un po' in caduta libera, ma è anche perché era tratta da un libro minore.
Ok. La quarta, che poteva avere degli spunti più interessanti, però commette l'errore che mi sta venendo un po' a noia, come dicono i toscani, cioè quello di mettere tantissima carne al fuoco e di arrivare all'ultima puntata con due svizzere sulla griglia e il resto ancora da cucinare. Ok, Quindi non chiude. questa esagerazione sull'utilizzo del cliffhanger nella puntata finale della stagione sta un po' anche perché i tempi poi sono molto dilatati. C'è il rischio, come a me succede delle volte, che arriva una stagione, la seconda, la terza, la quarta, quello che ne so, ma io non mi ricordo quasi più come è finita la prima, o Sì. la seconda, o la terza. E quindi, O c'hai qualcosa di particolarmente iconico, importante, eccetera, che allora magari te lo riguardi volentieri, te lo ricordi, sì, però oppure... insomma, diciamo che visto che il materiale ce n'è tanto e il tempo sempre meno, è Sì, si difficile che perde, vai a cioè rivederti. oggigiorno una cosa del genere si perde nel senso. Ma guarda, una su tutte, io mi ricordo che piantai lì dopo 10 minuti la seconda stagione di Lost in Space, Ok? perché non mi ricordavo minimamente la prima, ma zero. Zero zero. Oh, sì, ho la stessa cosa con Altered Carbon, Ok. completamente mollata lì dopo, perché mi annoia poi questa cosa Sì, l'ideale sarebbe aspettare che arriva la fine e poi recuperarsela tutta eventualmente una Sì, però cosa. io non è che adesso mi vada a rivedere l'ultima puntata di una roba che ho già visto, Certo. perché sono uno snob. Certo. No, ma non dire così. No, no, sì. No, ti buttare giù. E a me era successo, ad esempio, una cosa del genere con Orphan Black, una serie che io guardavo anche volentieri. La seconda stagione l'ho vista a distanza di un po' di tempo dalla prima, in realtà non mi ricordavo quasi nulla, a parte il fatto che adesso l'ho interrotta, ormai è conclusa la serie con la quinta stagione, se non la sesta, non mi ricordo bene, quindi in realtà mi sono perso 3 stagioni, però ho fatto passare troppo tempo e non mi ricordavo vabbè, i nomi dei personaggi, purtroppo vedendo tante cose in realtà diventa veramente difficile, giusto il protagonista di solito, però giusto che ne so, mi è capitato con serie come tutto sommato Il Trono di Spade o molto di più ad esempio con Sherlock. Io ero un fan sfegatato di Sherlock, lo so, tuttora mi è piaciuta sempre tantissimo Sherlock. Di Sherlock, complice anche il fatto che erano 3 puntate, di fatto al massimo all'annata, per Eh capirci. sì. In realtà ti rimaneva molto più impresso, anche se c'avevi il cliffhanger, eccetera, eccetera. In realtà, comunque, Però, finivi che sai, lo volevi. sì, lì però c'è anche il fatto che parliamo comunque di un personaggio iconico molto noto, È vero. di cui conosci molto bene chi è il comprimario, dove abita, no? Allora può anche passare del tempo, ma quando tu prendi una storia pseudo originale e fai passare 2 anni per una stagione successiva, Devi potertelo permettere di fare una Devi cosa del aver o genere. seminato una prima stagione in maniera talmente inclusiva che ti ricordi perfettamente ogni attimo, o altrimenti è una partita persa. Ora ci sono un po' di cose che spero che escano poi le seconde stagioni, no? Tipo Scissione. Scissione, me ne hai parlato molto bene, ma io ho sentito solo parlare bene di Però anche Scissione. Scissione, se aspettiamo altro anno. Il fatto è che in questo mare magnum, probabilmente, a parte il fatto che a un certo punto cominciano a essere anche belle costosette queste serie, o per il cast, per gli impegni o per i mezzi utilizzati, quindi in realtà hanno bisogno di tempi lunghi, perché sennò ti vengono dei prodotti modesti, anche dal punto di vista tecnico. Le serie Marvel, a volte, c'erano da mettersi le mani davanti agli occhi, dal punto di vista estetico della CGI, o cosa... She-Hulk senza rughe, cioè di cosa stiamo parlando, nel senso... E allora ci vuole tempo, perché ci vuole tempo. Poi adesso, soprattutto, siccome adesso le più gettonate forse sono quelle che comunque hanno un discorso tecnico molto importante, computer grafica, eccetera, adesso che siamo in una realtà in cui comunque per via dei film o delle produzioni, gli studios dedicati alle produzioni degli effetti speciali, visivi, come si dica adesso, sono impiegatissimi, hanno degli arretrati allucinanti, dei turni di lavoro importanti, quindi in realtà c'è un accumulo di roba che rallenta i ritmi anche per Però se tu questo. mi fai un Signore degli Anelli leggerissimo, bellissimo dal punto di vista visuale, eccetera, eccetera, no? Il 2022, e mi dici che probabilmente la seconda stagione non uscirà prima del 2024. Non parliamo di un film, Parliamo di una parliamo di serie, una serie, no? però Mentre ti aspettavi da Jackson usciva un film, dicevi, beh,
appena esce il prossimo, mettici quello che serve, no? E infatti, è lavoro. È vero, però erano anche altri tempi e quindi in realtà magari addirittura quando Jackson fece, che poi in realtà lui faceva un mischione dei sistemi in questo modo, cambiando sempre il sistema di illusione, non capisci mai quando è che ti stanno illudendo fondamentalmente. Però nel senso erano altri tempi, forse addirittura la Weta Digital, che credo che sia la casa che si è occupata della CGI del Signore degli Anelli, probabilmente è nata in quell'occasione praticamente, sì, sì. Per cui in realtà... Diciamo che... È nata esattamente col Signore degli Anelli. È vero, nel senso... Poi lui l'ha usata in altre cose dopo, ma è nata col Signore degli Anelli. Certo. Come la Industrial Light and Magic aveva le sue origini in primo Star Wars, che okay. Mi rifiuto di definire episodio 4 o la nuova... Guerre stellari con Ben Kenobi, con Darth Vader, con la guerra dei cuoti, con Leila, la guerra dei cuoti, insomma, questa roba qui, insomma. È vero. Senti, invece, già che abbiamo citato effetti speciali eccetera, sta per arrivare il film parliamo d'acqua, parliamo di roba a blu e acqua, sì. Allora, a parte Sì? In un tonfo. Ma non succederà, ma non succederà. Eh no, ma non succederà perché appunto il pubblico che si è lasciato rincretinire, no? Cioè, anche il primo. L'eventone che cos'era? Era che era in 3D. Ok. È stato il film che ha riportato il 3D, che era un escamotage, voglio ricordare, utilizzato dal cinema di serie B, non dal cinema di serie A. Cioè, tu vai a cercare film di serie A in 3D. Dalla serie B a volte ti arrivano anche... Da serie B, perché era stato creato quel fenomeno. Perché erano film destinati ai drive-in, no? O ai double feature. Quindi ci voleva qualcosa che richiamasse, come i trucchi che si inventava William Castle per far andare la gente al cinema, no? È la storia di Castle. No. Lui era un cinematografaro, come si dice a Roma. Ok. No? Su di lui è stato fatto un film con John Goodman, diretto da Joe Dante, che si intitolava Matinee. Sì? Sì, mi ricordo vagamente il poster. Castle, cos'era? Un genio, perché si era inventato, ogni volta si inventava qualcosa per spettacolarizzare la pochezza della pellicola, no? Tipo una scossetta elettrica nella poltrona del cinema quando c'erano certe scene. Genio! Sì, oppure I 13 fantasmi si intitolava un film e lui aveva attrezzato le sue sale con degli spettri che ti attraversavano davanti. Cioè, queste cose, e il 3D è l'esasperazione di questa roba, no? Ora non tutti sanno che, come nella settimana linguistica, non ricordano che ad esempio persino la Factory di Warhol realizzò un film in 3D, che era Flash for Frankenstein, in italiano Il mostro in tavola Barone Frankenstein, sì, sì. Con Joe D'Alessandro, Udo Kier e Dalila di Lazzaro. Ah, e chi è? Dalila di Lazzaro, tu non lo sai perché sei molto giovane, però negli anni 70 era un notevole sex symbol, ma non della commedia scollacciata, ma di un certo cinema. Ah, ok. Lei aveva interpretato, ad esempio, O Serafina, che era un film con Renato Pozzetto. Ok. E il primo Pozzetto non era il Pozzetto anni 80, erano film un po' particolari, no? Con delle tematiche un po' particolari, tant'è vero che questo personaggio della di Lazzaro è in un manicomio dove viene rinchiuso anche lui. Quindi Dalila di Lazzaro era un mito, certo, un certo tipo di, e ancora sconosciuta, aveva partecipato appunto a questo Flash for Frankenstein, okay, diretto da Morrissey, non il cantante degli Smiths, sì, Paul Morrissey, il regista della Factory, poi per pubblicizzarlo, per venderlo, comunque era sempre un film di Andy Warhol,
In realtà in Italia poi erano stati rimaneggiati pesantemente, uno mi sembra da Antonio Margheriti, Ma difatti no? quando... Per cui tagliati, È rimontati con un vero, doppiaggio. è vero. Ti stavo per dire, non è che era Margheriti era Anthony Dawson, non dico una cavolata. Anthony Dawson. Era Anthony Dawson, mi sembrava che avesse che polmo, da Beh, qualche Margheriti è parte. omaggiato da Tarantino in Bastardi senza gloria. Sì, non mi ricordo in che punto, ma sì, Sì. ricordami un Addirittura si vede lui alla fine del film, attimo. Ah, sì? mi sembra nella sala, nelle ospitate, quando si presentano con quel pessimo italiano, Brad Pitt, Sì, eccetera. certo, che Cioè, viene sgamato esatto. subito. Vabbè, questo è un cinema di cui si potrebbe parlare per ore e ore e ore, però tornando al 3D, Cameron ha sdoganato il 3D dei sordi, dei morti sordi, ma era una roba già vecchia, Vabbè, però no? non era lo stesso 3D nel senso. No, più tecnologico, più tutto quello che vuoi. Il problema qual è? Il problema è quando tu prendi una storia di indiani e cowboy e gli indiani li fai blu e i cowboy li fai americani, è una storia che hai già visto 250.000 volte. Quello è vero, però ci sono quei film per cui è la storia, diciamo, che è effettivamente il punto forte. Ce ne sono altri in cui magari può essere l'interpretazione dell'attore o dell'attrice di turno, magari la messa in scena di un certo tipo. Ad esempio, Il Signore degli Anelli, dal punto di vista della storia di per sé, è abbastanza semplice teoricamente, però c'è un'epica e un contorno che in realtà, Ma il Signore insomma. degli Anelli ha diverse chiavi di lettura. Ti ricordo che Tolkien fu uno scrittore preso a nome tutelare, ad esempio, da una certa Sì, destra vabbè. radicale, Sì, no? ho I capito. campi si esercitavano, avevano i nomi Certo. Questa, fra l'altro, la questione di l'appropriazione, se vogliamo dire così, da parte di una certa destra delle opere di Tolkien, per certi versi, è una cosa che spesso ho sentito, soprattutto negli ultimi anni, ne ho sentito parlare, quando in realtà un Tolkien assolutamente diceva no, io assolutamente apolitico, e anzi addirittura non soltanto politico, ma in realtà le sue opere non sono metaforiche per sua stessa missione, cioè No, però tu la noi metafora. mettiamo le cose perché possiamo immaginare determinati background portano a creare determinati fili e filiastre, La produzioni di un metafora certo purtroppo è tipo. figlia della critica. La critica di per sé rischia spesse volte di diventare soggettiva e non oggettiva, e nella soggettività c'è l'interpretazione. E quindi si può trasformare in metafora qualsiasi cosa, no? Certo. Cioè tutto può diventare significato. Qualcosa che probabilmente. Però questa è una forma poi di corruzione della visione, perché se uno poi. Io questa cosa l'ho sperimentata quando. Adesso non Quando? lo. Comunque, quando io scrivevo recensioni di cinema o di musica, sapevo che inserendo certe suggestioni c'era una facilitazione alla visione o all'ascolto, no? Cioè la Ok. gente sarebbe stata spinta più favorevolmente all'ascolto o alla visione. Ok. Non perché c'erano delle spiegazioni, ma perché c'erano come C'è dire, un'idea dei punti in contatto di sì, certe cose che ti facevi tornare delle certe cose. scossettine neuronali per cui uno, no? Però se ci Vabbè, pensi la stessa. Cioè, tutta l'arte visiva, no? Anche quella pittorica, è figlia della metafora. Quindi se tu vuoi vedere poi a volte tradotti dei significati in quello che poi magari l'artista, come Tolkien, non intendeva assolutamente esprimere e fare con qualsiasi cosa, cioè come è stato fatto anche con Dante Alighieri, no? Con certo. la Bibbia, cioè, voglio dire, ormai. Chiaro che tutto può essere letto come. Tornando a questo discorso del legato del significato anche oltre a quello che l'autore eventualmente voleva dare alle sue cose, allora l'amplio ancora di più la cosa. Secondo te, siccome tolto il discorso eventuale, diciamo, manipolazione del critico che può dare, quindi può influenzare la percezione degli altri, eccetera. L'opera, in questo senso, quindi con la possibilità di essere interpretata in tale ottica, è comunque sempre solo del regista oppure diventa anche in maniera un po' più attiva dello spettatore? Ma questa cosa mi fa venire in mente un parallelismo con la pittura, no? Un pittore che fa un quadro non lo vuole vendere.
questa cosa è raccontata in maniera divertente in The French Dispatch di Wes Anderson, Poi adesso prima poi. no? Che c'è questo, il segmento più bello è quello con del toro pittore. Cioè, se tu fai un'opera d'arte, se la fai per te non è un'opera d'arte, ma nel momento stesso in cui ha una vendibilità, diventa opera d'arte perché ha un costrutto intorno che la fa diventare tale, ma non è più tua. Perché non è più tua? Ok. Non è più tua perché a quel punto appartiene al pubblico. E quindi anche lo stesso Kubrick, Sì. no? Faceva i film per se stesso, ma li faceva con la consapevolezza che li avrebbe venduti. Non ha Certo. mai girato un film invendibile, Kubrick, Certo. no? Ben sapendo che poi tutta la sua opera sarebbe stata rimasticata, revisionata, rivista, riletta, eccetera, eccetera, perché apparteneva poi a quel punto apparteneva. Cioè, anche tu scrivi un libro, se lo scrivi per te si chiama diario, oppure si chiama in un altro modo, no? Sì, Ma nel momento stesso in cui ha una fruibilità che va oltre te e che quindi va a toccare la sfera di interpretazione diversificata di chiunque acceda alla tua opera, è chiaro che non è più tua. No, Non è più solo tua. non è proprio più tua, perché la tua opera è quella cosa lì come l'hai pensata tu, ma nel momento stesso in cui un altro ci mette orecchie, occhi o, per quello che è possibile, cervello, diventa una roba sua, tanto perché l'ha comprata e quindi la possiede materialmente, secondo perché ha la sua. Ti faccio quest'altro esempio assolutamente deficiente, però che rende un po' l'idea nel piccolo, no? Nell'estremamente piccolo. Io ho scritto su riviste in anni in cui per telefonare ci volevano i gettoni, e le mandavamo via fax, quando non addirittura per posta le recensioni, con la Olivetti 32. Non avevo nessun feedback da parte dei lettori. Oggi che cosa succede? Che io scrivo per una webzine sul web e devo dire non sempre felicemente, invece il feedback ce l'hai. E spesso il feedback fa sì che chi legga abbia letteralmente la presunzione, no? Di contestare quello che tu hai scritto. Con la differenza che non è un'opera di fiction, una recensione, è una lettura soggettiva, a tratti anche oggettiva, di un oggetto di cui tu esprimi un'opinione. Certo. Però nel momento stesso in cui tu questa opinione la firmi e sei titolato a pubblicarla, è un conto. Ma se non firmi nulla e non sei titolato a pubblicarla da nessuna parte, quella che è la tua opinione non può diventare un braccio di ferro con chi ha scritto. Ok, ho capito. E soprattutto, molte volte cosa accade? Accade che proprio c'è una mancanza di interpretazione della lettura, cioè si legge senza, cioè guardando le parole e non capendo il significato di quello che dicono. Beh, quello Per cui dei ovviamente. misunderstanding incredibili che la Certo. rete, poi come tu sai benissimo, no? Soprattutto in ambito social, trasforma in coglioni da tastiera Cioè, l'ultimo in shitstorm, arrivato, no? ecco. Sì, ma Certo. è lo stesso, secondo me, vale. Oggi tu sei un regista, cioè, allora tu pensa, no? Cioè, chi è che contestava i registi una volta? Andava nei festival, il pubblico del festival, se non era gradito, no? O la critica. Oggi, se tu fai un film e sei su un social, l'ultimo Marcello Valeri che ha voglia di romperti le balle, ti rompe le balle in quella maniera lì, no? Vero, però. Però questo toglie autorevolezza a qualsiasi tipo di cosa, dalla più bassa alla più alta. Perché uno può fare anche un lavoro molto basso, Certo. no? Che ha un suo significato, perché comunque anche la serie Z abbiamo visto che ha un suo significato, no? Certo. Anche la cosa più brutta, apparentemente più brutta, ha un suo significato. Io credo che possa essere contrastato solo ed esclusivamente da chi può produrre altrettanto, no? Come quella frase bella di I, Robot, del film dove Will Smith, prima di dare il ceffone a quell'altro, no?
dice a Sonny, Sì. Sautoma, gli dice: voi non avete qualcuno che abbia scritto delle sinfonie o che abbia dipinto la Cappella Sistina, no? E il robot giustamente gli dice: ma perché tu sei, cioè tu l'hai fatto, tu sai suonare, tu sai dipingere la Ok, Cappella quindi tu Sistina. dici il confronto fra pari per certi versi, non si tratta di un discorso Sì. di più o meno, cioè un confronto fra persone che effettivamente si occupano più o meno della stessa cosa, per Certo, capirci. cioè, il confronto secondo me è tra chi fa o che crea, e non può essere un confronto sempre solo e comunque tra chi fa e crea e chi invece Beh, in questo senso, ad esempio, può essere molto interessante. Io non l'ho ancora letto e prima o poi, quando mi deciderò di fare il recuperone di Hitchcock, lo farò. Ad esempio, l'intervista, è quella di Truffaut. quella del Truffaut, quella deve essere meravigliosa, È perché certo. comunque ti dà, a parte il fatto che poi c'è il discorso che Truffaut prima critico, no? Se non mi ricordo male. Beh, tu fuori cahier di cinema. Infatti, infatti, infatti. Quindi in realtà, prima ancora che regista, comunque c'è quest'ottica qua in questo senso, e quindi è un livello di discussione che deve essere Sì. molto stimolante per chi ne discute, e in realtà cioè, di un livello che non per fare un discorso classista che so io, ma comunque di un livello superiore Tieni perché. presente che le cahier di cinema sono state una svolta nell'ambito della critica in generale. E non a caso hanno generato poi i fenomeni godardiani o no, la Nouvelle Vague, queste robe qui nascono da quel tipo di critica lì, mentre tu vai a prendere della critica conterranea nostra, aveva una radice invece molto più affiliata a quello che era la morale del tempo, quindi Certo. la visione era relegata alla morale. Pensa ai massacri rispetto a Pasolini, Ok. Elio Petri, Rosi, no? Prima di Rosi bisogna guardarlo, non si deve, cioè bisogna guardarlo, il film, cinema necessario, cinema di studio. Con calma Cioè, faccio è tutto. uno che ci metteva 10 anni a fare un film sul fatto avvenuto oggi, perché aveva bisogno di 10 anni di accumulo di materiali in modo tale non che dicesse la sua su quella roba lì. E Dicesse ciò che era. non sempre. Diceva quello che dicevano tutti, per cui le chiavi di lettura potevano essere più interpretabili. Quindi lui non si assumeva la responsabilità di dire: questo è il mio film, è la mia verità. Ma questi sono i dati che in 10 anni ho raccolto e che ho trasformato in una pellicola che dice delle cose, no? Quindi, insomma, chi è oggi che studia così tanto per, no? Ma non è che stava fermo 10 anni, cioè Non nel frattempo abbiamo faceva neanche la altre possibilità di cose, no? vederlo in realtà, cioè oggigiorno, ma pensa allora, adesso stiamo parlando, allora, ovviamente il cinema può essere anche non soltanto intrattenimento, capiamoci, certi film non sono soltanto intrattenimento, possono essere anche a livello culturale e a livello di impatto sociale possono averne, però pensiamo anche soltanto invece alle fonti di informazione che abbiamo oggigiorno. Cioè, al di là del giudizio di quello, quell'altro TG, giornale, che so io, però comunque la necessità dell'immediatezza rende di fatto infattibile questa cosa. E per accumulare, a parte che per accumulare informazioni, anche solo fisicamente, ci vuole tempo, cioè non ci sono santi fondamentalmente, Comunque perché. parliamo di un'epoca in cui tu non avevi internet, È quindi vero. parliamo tutto di cartaceo. È vero, però. Cartaceo, e quindi vuol dire anche lì qualcuno si era preso l'onere di stampare dalla rana. Anche questa cosa qui è importante sull'informazione. Oggi l'informazione cartacea lasciamo perdere, cioè nel senso che nel momento in cui qualcuno ti dà tanti soldi per scrivere delle Vabbè, però quello, se cose, sì. parti dal presupposto che ci sia questa influenza, nel senso, magari anche all'epoca soltanto che era diversa, cioè in realtà dobbiamo partire a un certo punto dal presupposto che la fonte di informazione da cui attingi è valida, perché se no non Sì, finisci però più. lui cosa faceva? Lui prendeva i quotidiani, Sì? però poi andava, Vabbè, con la gente. no, andava a parlare con il poliziotto, piuttosto che con l'avvocato, piuttosto che con, cioè con le persone che avevano avuto contatto diretto con e che avevano, soprattutto, non avevano i peli sulla lingua che poteva avere la stampa. E poi faceva il raffronto, per quello lui non esprimeva la sua opinione, ma era una somma di opinioni, per cui tu alcuni film suoi non capisci se lui è pro o contro alcune tesi, se si capisce o non si capisce, no? Il caso Mattei, no? Mattei era stato chiamato da lei, era stato chiamato per smontare una struttura che era l'ENI, invece che smontarla l'ha potenziata, l'ha fatta diventare a livello internazionale, no? Ok.
poi a un certo punto, in un incidente aereo, Mattei muore. Questo incidente aereo non si è mai scoperto se era stato un incidente, se era stata un'incidente. Ci sono molte tesi. E lui non la spiega, questa tesi, giustamente. No? Cioè, non è rivelazione. Beh, allora, adesso non so nel caso specifico, però già ad esempio un incidente aereo non sai se è stato un complotto. E se non lo sai il punto di partenza, però è anche lo spettatore, diciamo, di una cosa del genere, per una cosa del genere. Cioè, noi partiamo da un presupposto, cioè è stato quindi un incidente basta, oppure è stato un complotto e non si è riusciti a provare. Ma la grandezza di quel cinema lì in cosa stava? Stava nel non dichiarare nessuna tesi, ma farti capire qual era la sua tesi. Ok. Quindi capivi guardando che il non detto nascondeva la verità. Comunque siamo partiti, ora credo che sia quasi ora di finire, siamo partiti dai peti di Gattiola, siamo arrivati alle altezze di Rosi, ecco. Bello, un bel escurso. Sì, credo che uno dei più pindarici che abbiamo fatto finora. Nessuno arriverà alla fine di questa puntata. E... chissà, forse potrebbe essere anche la più lunga che abbiamo mai fatto, non ne sono sicuro. Credo, perché non so quanto tempo sia. Vabbè, comunque. Insomma, ma il tempo è relativo, no? Nel senso, per cui... TARDIS. È tardis, quindi possiamo andare. Io ti ringrazio, Marcello, è stato un piacerissimo. E niente, direi che la chiudiamo qui. Alla prossima. Arrivederci e ciao, Natale. Buon Natale.